Buongiorno a tutti giupini e giupine, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Spero abbiate passato delle belle vacanze estive e adesso noi ricominciamo con la serie di tutorial per l'autunno-inverno e cominciamo il tanto atteso Kiko. È atteso già dalla primavera scorsa, dove ho pubblicato i video di Lumiere, Miss Brick e Plumette, e adesso ho voluto accontentare tutte le richieste che mi chiedevano Kiko. Questo video è in collaborazione con Angel DIY. Siamo sempre a tema La Bella e la Bestia con il suo canale, quindi lei ci farà vedere come realizzare una bellissima e pucciosissima Belle in versione amigurumi. Ho scoperto il canale di Angel un pochino di tempo fa e sinceramente trovo che sia una ragazza veramente molto molto in gamba, quindi ho deciso di collaborare con lei per far scoprire anche a voi il suo canale, perché penso meriti molti più iscritti di quelli che ha e la trovo molto in linea con i miei gusti, quindi niente, nel mio piccolo cerco di farle un pochino di pubblicità per farle crescere il canale. Quindi mi raccomando, andate a vedere il suo canale perché è veramente molto brava, ogni settimana ci propone dei video veramente molto molto carini e molto interessanti. Spero che questa collaborazione vi possa piacere e vi possa interessare, visto che comunque è sempre legata alla Bella e la Bestia e ai suoi personaggi. Detto questo, adesso noi andiamo a vedere lo schema per realizzare il nostro piccolo Kiko. Una piccola precisazione, questi personaggi sono in versione kawaii, quindi una mia piccola versione personale. Molte mi hanno fatto notare che per esempio in Miss Brick ho messo la bocca nel punto sbagliato, e tra virgolette possiamo dire sì che il punto è sbagliato, ma io ho voluto metterlo in quel punto perché la versione kawaii è quindi carina, perché il termine kawaii significa carino, ha la boccuccia molto vicino agli occhietti, e quindi se io avessi spostato la boccuccia, come anche in Kiko, che la boccuccia in teoria è sotto il manico, non avrebbe più avuto quell'effetto kawaii che piace a me. Quindi ho voluto metterle di proposito vicino agli occhietti, sia in Kiko che in Miss Brick. Detto questo, ragazzi e ragazze, vi mando un grossissimo bacio, vi lascio al tutorial e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ecco, questo è il risultato seguendo lo schema scritto. A questo punto appianiamo il nostro lavoro con delle maglie bassissime. Arrivati al 39° punto, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Ripetiamo l'operazione precedente, quindi realizziamo una solina e ci andiamo ad agganciare nel primo punto del giro precedente. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e continuiamo realizzando una maglia bassa su ogni punto sottostante per un totale di 39 maglie basse. Arrivate di nuovo al 39° punto, non chiudiamo il giro ma tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro.
Come vedete, con queste due procedure abbiamo realizzato la piccola sbeccatura caratteristica del nostro piccolo Kiko. Adesso realizziamo l'ultimo giro, quindi ripetiamo lo stesso procedimento di prima, soltanto che utilizzeremo il filato giallo o il filato dorato in base al vostro materiale. Io utilizzerò questo dorato. Quindi realizziamo una solina. E ci agganciamo nel primo punto. Catenella che sostituisce la prima maglia bassa e una maglia bassa su ogni punto sottostante per un totale di 39 maglie basse. Eccoci arrivati alla fine del giro in dorato. Se volete potete realizzare un ulteriore giro in dorato a seconda dei vostri gusti. E adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Abbiamo realizzato queste righe solo in andata separatamente per evitare di avere delle righe in andata al dritto e in ritorno al rovescio. Sarebbero state antiestetiche per il nostro amigurumi.